anni e abito qui a Pescara. Io sono all'ultimo anno di architettura, studio a Ferrara e in questo momento in particolare sto facendo la tesi e mi sto occupando proprio di una riqualificazione di queste aree di ripristino. In questo momento siamo alle sorgenti del fiume di Venza, in località Santissima, a Polcinigo. Uno dei simboli che Polcinigo può avere è sicuramente l'acqua. Ci sono tantissime sorgenti nel territorio e questa è sicuramente la più grande, la più importante, la sede dell'acquedotto e il punto di partenza di un fiume che poi scorre quasi tutto navigabile fino al mare. L'importanza archeologica di quest'area qui è ormai assodata e gli scavi dalla fine del 1800 fino adesso hanno dimostrato che l'acqua è sempre stata l'attrazione principale per l'uomo fin dalla preistoria. E in questa zona, qui in particolare della sorgente, come nelle zone più a valle del fiume, sono stati fatti dei ritrovamenti di siti palafitticoli di epoca neolitica e anche più antichi. E oltre alle palafitte anche proprio le testimonianze materiali di presenza umana in queste zone qui. Sono state ritrovate ceramiche, sono stati ritrovati materiali metallici e soprattutto, anche molto importante, sono stati ritrovati dei semi di cereali, quindi questo attesta la presenza dell'uomo e l'utilizzo da parte dell'uomo di queste zone. Quindi fin dall'antichità sono state, grazie all'acqua, delle zone coltivabili, ricche di fauna per l'allevamento e prima per la caccia. Poi questi ritrovamenti attestano la presenza dell'uomo per circa 1000 anni e questo davvero è sorprendente per questo zone qui, questo sito è particolare ed è importante nel Nord Italia proprio per questo, perché si riescono a trovare delle testimonianze per 1000 anni di presenza umana in questa zona. L'UNESCO l'anno scorso ha presentato la candidatura di questo sito archeologico del Paludi di Venza insieme ad altri siti dell'Arco Alpino come candidatura a diventare proprio patrimonio UNESCO per l'importanza sia scientifica dell'area, scientifica archeologica, sia l'importanza naturalistica per la flora e la fauna presente in questo luogo di risorgiva. Dal punto di vista ambientale è importante la storia geologica. Questo sito 5 millenni fa era un lago. Le colline dimostrano che questa valle al centro è stata un lago per millenni. Il lago poi nei secoli ha cominciato a prosciugarsi, a diventare torbiera e proprio nel momento in cui è diventato più secco l'uomo ha cominciato a insediarsi. E quindi l'acqua è veramente il simbolo, la base di partenza di tutto della vita. Attività particolari, l'abitazione, loro hanno creato dei villaggi veri e propri composti da vari nuclei di capanne, questo è quello che si può ricostruire dai ritrovamenti lignei all'interno dell'acqua. E prima delle capanne è attestata la presenza dell'uomo, anche se non così forte, così intensa, per via della caccia e della pesca. Sono stati ritrovati strumenti di caccia, di pesca, di produzione di ceramica che attestano della presenza dell'uomo anche se non fissa, però questa zona era sicuramente ricca di fauna, quindi i primi uomini sicuramente si sono trasferiti qui per via della grande presenza di fauna da cacciare. Questo è assodato, la caccia, allevamento successivamente e poi coltura di molti tipi di cereali. Erano in legno di quercia e nei vari secoli, nelle varie stratificazioni si è trovato che il tipo di abitazione è cambiata per almeno 3 volte, perché hanno trovato delle strutture diverse, anche orientate in maniera diversa e si può dire dai pochi resti che ci sono che queste palafitte non erano totalmente immerse in acqua, erano proprio al bordo tra la terraferma e l'acqua, quindi erano i pali, erano immersi per metà, non erano realizzati.
erano proprio costruite al limite del lago, di quello che rimaneva del lago, quindi non c'è che separarsi. Altre notizie dal sito vero e proprio non si possono ricavare, perché i resti sono veramente pochi, anche se importanti. Però guardando altri siti simili delle zone dell'Italia settentrionale si può ricostruire la tipologia dell'abitazione, la classica, come ce la immaginiamo, della città, anche se con diversificazioni particolari, più strutturali, però questo è poi difficile anche da ricostruire. Più facile ricostruire la vita delle persone piuttosto che le strutture dove abitavano. Sì, evidentemente anche a causa dei cambiamenti climatici ci sono state delle interruzioni nel clima, nel buon clima che c'era qui. Quindi sono state abbandonate le coltivazioni, probabilmente anche ci sono state delle invasioni da parte di altri popoli, ecco, queste cose qui sono un po' dei punti di domanda ancora presenti. Però una cosa importante è che è stato attestato il contatto tra queste popolazioni del Colle di Livenza e popolazioni balcaniche, anche grazie al ritrovamento di alcune ceramiche tipiche del cosiddetto periodo di cultura dei vasi a bocca quadrata, che sono dei particolari vasi di ceramica con l'imboccatura quadrata, molto rari da ritrovare. E sono stati ritrovati in Italia settentrionale dalla Liguria fino a queste zone qui in pochi siti, non in molti, e poi nelle zone balcaniche. Quindi questo è fondamentale per capire come possono essersi mossi gli abitanti di questa zona. Quindi questo forse per ora per gli archeologi è uno dei dati più importanti, il fatto di aver ritrovato questo tipo di vasi che attestano il contatto con altre culture. Quindi non era una popolazione isolata, ferma e fissa qui, ma probabilmente si era espansa, aveva viaggiato e conosciuto altre culture, si era evoluta anche grazie a questo. C'è un progetto, risale al 2000, di piano particolareggiato naturalistico del Colle di Livenza, che è stato fatto dal comune di Polcinigo e dal comune di Caneva, che è l'altro comune a cui appartengono i territori del sito archeologico. È sulla carta. Speriamo che con la candidatura UNESCO ci siano più fondi anche per realizzarlo. Io personalmente con la tesi spero di dargli un po' vita, di renderlo più realizzabile, perché è un bel progetto. È un progetto che permetterebbe di rendere fruibile il sito archeologico ai visitatori, alle scuole, di renderla un'area didattica, un'area di sperimentazione anche per l'archeologia, essendo un sito molto particolare, un sito umido, non si trovano tanto. E poi darebbe uno slancio in più al turismo e al sistema. Questo sarebbe sicuramente importante, la realizzazione di questo progetto. Ma sicuramente il suo contesto, il fatto che sia una zona che una volta era un lago, la suggestione che può provocare la sua posizione, la vicinanza alle sorgenti dei fiumi, ad alcuni santuari molto importanti fin dall'antichità, all'utilizzo che è stato fatto di quest'acqua nel corso dei secoli, il paesaggio, la flora e la fauna per me sono spettacolari, sono unici in questo territorio. Insomma, spero di trovare gli spunti giusti per dare lo slancio al progetto, che secondo me vengono proprio da questo, da quello che c'è, da quello che si vorrà fare, dal capire qual è stata la nostra storia.